Alte vie della Valle d'Aosta, percorsi di emozione tra le più belle montagne delle Alpi. Percorsi perfettamente segnalati e attrezzati che faranno scoprire la natura e la vita della più spettacolare delle regioni alpine, la Valle d'Aosta. L'alta via numero 1 ha inizio ai piedi del Monte Rosa e, passando sotto il Cervino e il Grand Combin, arriva ai piedi del Monte Bianco. L'alta via numero 2 attraversa il Parco Nazionale del Gran Paradiso e termina anch'essa ai piedi del Monte Bianco. L'alta via numero 1 attraversa ai piedi dei giganti delle Alpi Pennine tutte le valli che racchiudono a nord la Valle d'Aosta. Nel primo tratto l'alta via si snoda tra le testimonianze delle popolazioni Valser e comincia con un tuffo nella storia e nella natura dei luoghi. Qui l'ordine e l'armonia sono di casa. I cupoloni ghiacciati del Monte Rosa fanno da sfondo ai sentieri di questo splendido percorso. Sentieri a fil di cielo, circondati dai giganti delle Alpi Pennine. Di lassù, lo sguardo raggiunge facilmente la pianura. Nelle valli del Monte Rosa, l'alta via numero 1 attraversa scenari da favola. E scopre il Cervino, la montagna più famosa al mondo. Il Colle di Nana dà accesso alla Val Tournanche e alle sue meraviglie. Nella valle del Cervino i villaggi respirano ancora la storia della grande montagna, come a Chenay. La pietra e il legno sono i materiali utilizzati dai montanari per un'architettura che vuole integrarsi con la natura circostante. Rifugi ospitali, come il Bar Mas, per gli escursionisti dell'alta via numero 1, che offrono un'ospitalità che non sarà dimenticata. Una natura spettacolare. Ecco il quadro di gran parte del percorso dell'alta via numero 1. Laghi di smeraldo, rocce vulcaniche e calcaree. Fiori dai colori smaglianti. Tutto questo e altro ancora scoprirà l'escursionista lungo il suo cammino. Una conca tra le montagne calcaree della valle di Saint-Barthélemy è quella di Cunilly. Dove un rifugio accoglie gli escursionisti prima di affrontare una delle tappe più spettacolari dell'alta via numero 1.
Per dilatare l'avventura, lungo l'alta via numero 1 è stata attrezzata con catene una variante impegnativa. Un bivacco, uno dei tanti ricoveri che l'escursionista incontra lungo l'alta via. Questo è il Clermont et Rosaire, sul percorso verso la Valpelline. Qui, sul Col Vessona, l'alta via corre a fil di cielo per inoltrarsi poi in un vallone di selvaggia bellezza. Tra la Valpelline e la Valle del Gran San Bernardo, lo sguardo abbraccia le guglie slanciate della catena dei Morion. I pascoli tra la Valle del Gran San Bernardo e la Val Ferré sono spettacolari. Di lassù lo sguardo spazia verso i giganti del Vallese, ma spuntano già le cime del Monte Bianco. Dal Col Malatrà l'alta via numero 1 scende nella Val Ferré, dove si incontra il rifugio Bonatti. E le cime maestose del Monte Bianco. Un'ultima sosta al rifugio Bertone. Poi l'alta via numero 1 della Valle d'Aosta si avvicina al suo termine. È un'avventura possibile e meravigliosa. L'alta via numero 2 entra nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso e attraversa le valli che racchiudono a sud la Valle d'Aosta. Sui sentieri di caccia del re Vittorio Emanuele II. Sentieri reali per un'alta via di sogno. La gioia di trovarsi in un ambiente incontaminato è il piacere sottile che dona la natura. La valle di Champorcher offre all'escursionista un ambiente suggestivo, nel quale la storia si intreccia con la natura. Questo tratto di alta via si svolge nel parco regionale del Montavic. Anche il selvaggio vallone dell'Ourthier regala l'emozionante incontro con antichi insediamenti. La ricchezza di acque della valle di Cogne è spettacolare. A Lilla, il sentiero dell'alta via numero 2 sfiora splendide cascate. Nella conca dell'Ausone, il rifugio Vittorio Sella è un posto tappa apprezzato anche dai naturalisti. Siamo nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Questo è l'Eden,
e gli animali dell'area protetta si lasciano facilmente avvicinare. Queste creature meritano il rispetto dovuto a padroni di casa. L'altavia numero 2 raggiunge sul Collo Zon il suo culmine. Facile sentiero tocca 3.296 metri. È l'alta montagna che viene incontro all'escursionista. Qui la vegetazione lascia spazio alle rocce. Siamo nel mondo minerale delle altezze. Orizzonti infiniti, sospesi tra terra e cielo. Oltre il colle di Antrelor si apre la valle di Rem con le sue montagne incantate e i suoi panorami sconfinati. In Val Grisanche, i sentieri dell'alta via numero 2 si snodano tra i pascoli e possono essere percorsi anche in mountain bike. Al rifugio Le Pay si sosta prima di raggiungere la valle di La Tuile, che offre la vista dei grandiosi ghiacciai del Routor. Al di sopra di laghi di smeraldo, in un ambiente di grandioso isolamento, sorge il rifugio De Fay, posto tappa dell'alta via. Al Col Chavan, tra la valle di La Tuile e la Val Veny, l'alta via numero 2 si avvicina al termine in un crescendo di spettacoli della natura. Al rifugio Elisabetta, l'alta via sfiora il maestoso massiccio del Monte Bianco. Ecco il tetto d'Europa, con le sue creste sempre ghiacciate. Ancora una sosta per rigenerare le forze in una splendida giornata di sole. L'alta via numero 2 della Valle d'Aosta è così terminata. È un'esperienza che rimarrà per sempre nel cuore. A fil di cielo, là dove le nuvole sfiorano le montagne, le alte vie della Valle d'Aosta vi invitano a un viaggio su sentieri di emozione.